Buonasera a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo video. Andiamo per ordine, veramente clamorosa, appena terminata Inter-Bologna valevole per la 30ª giornata di Serie A ed è finita con la clamoroso tonfa dell'Inter, vittoria quindi ad esterno del Bologna in rimonta. Inter 1-Bologna 2 con vantaggio dell'Inter 22esimo nel primo tempo con Lukaku, nel secondo tempo al 74esimo pareggio del giovane giocatore del Bologna, Juara, e gode la vittoria all'80esimo con Musa Barba. In virtù di questa vittoria, bravissimo, complimenti a Sinisa Mihajlovic, il Bologna sale addirittura al nono posto a 41 punti, l'Inter rimane terza a 64 punti, quindi addio scudetto sicuro a 11 punti, e deve stare attento per il quarto posto all'Atalanta, perché se oggi l'Atalanta dovesse vincere, andrebbe a un punto dall'Inter. Andiamo per ordine a analizzare la partita. Parte abbastanza bene l'Inter, al 21esimo su un bel cross del giocatore dell'Inter Young, colpo di testa di Lautaro, prende palo, tappin davanti alla porta, sigla il gol del 1-0. Non si demorde il Bologna che in un contropiede potrebbe pareggiare 1-1 verso la fine del primo tempo. Sciolini si invola verso la porta ed grande parata di piede miracolosa del fortissimo portiere di divisa dell'Inter, Handanovic, grandissima parata. Primo tempo mi sono 1, nel secondo tempo mi sembra che entra determinato il Bologna e cosa succede? Succede praticamente che nel massimo di un massimo sforzo che sta il Bologna per cercare di riuscire a pareggiare la partita, al minuto 53 un bellissimo, veramente sportivo, da dire da sportivo, tiro da fuori area di Bau, portiere battuto, bellissimo tira a giro, prende palo al minuto 53. Il Bologna avrebbe meritato, secondo me, pareggio, ma succede di tutto pochissimi minuti dopo. Al 57esimo, forse per un'offesa abbastanza pesante di Soriano verso l'arbitro, l'arbitro lo espelle direttamente cartellino rosso ed il Bologna rimane in 10 uomini. Sembra la partita definitivamente in discesa per l'Inter perché esattamente 5 minuti dopo viene decretato un calcio di rigore per l'Inter, va da dischetto Lautaro Martinez. Lo tira abbastanza centrale, comunque bravissimo Storrischi, comunque male anche il giocatore dell'Inter Lautaro che sbaglia l'ennesimo rigore e là la partita cambia totalmente. Il Bologna fa dei cambi, non si dimorza e secondo me al minuto 74 arriva il meritatissimo pareggio col subentrato giovane del Bologna di Juara, bellissimo gol, veramente mi è piaciuto molto, bellissimo gol dell'1-1, esattamente a 6 minuti dopo, bellissima azione 1-2 con bellissimo lancio, ultimo in verticale del bravo Dominguez che pesca in aria il bravissimo Musa Barba, giovane veramente interessante del vivaio dell'Atalanta, tira molto bene sotto le gambe del fortissimo Handanovic e segna il gol dell'1-2. Viene espulso anche per doppio giallo, veramente molto molto brutto al 77esimo, quanto erano uno bruttissimo veramente fallo di Bastoni che era già ammonito su Barba, secondo giallo 1-1, quindi finisce così, Bologna vince a Milano con l'Inter 2-1, secondo me non rubato niente e secondo me ha meritato la vittoria. L'Inter ha giocato per moltissimo tempo, per 20-25 minuti in super ritardo numerica, scusate, e col vantaggio di un gol, malissimo Lautaro che ha sbagliato il calcio di rigore. Complimenti alla squadra di Sinisa Mihajlovic. Mettete un bel like a questo video. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Una buona serata dal vostro grande Capitan Napoli. Ciao.